Ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della nostra radio per una nuova puntata del ciclo di catechesi della rubrica di Maria Nunc Ansatis, che è giunta alla 28ª puntata. Stiamo andando verso il termine del secondo ciclo di catechesi fatto in questa rubrica che è dedicato a Maria Santissima, corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. E la volta scorsa abbiamo introdotto il terzo titolo mariano, che è appunto quello di avvocata. Faccio come sempre una breve sintesi. Abbiamo visto la volta scorsa che abbiamo molti avvocati divini, che ne abbiamo bisogno perché purtroppo c'è l'operazione sporca e malvagia del grande accusatore, che è il diavolo, l'accusatore dei nostri fratelli, come viene definito da San Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Contro l'accusatore abbiamo Gesù Cristo, avvocato giusto presso il Padre, abbiamo lo Spirito Santo che fa da avvocato nel nostro cuore e vedremo che abbiamo Maria Santissima che fa da avvocata sia presso il Padre sia nel nostro cuore. Ecco, la Madonna, nella sua infinita misericordia, come cominceremo a vedere, le fa entrambe, insomma, le funzioni, quindi quello di difenderci per orare la nostra causa. E vedremo che lo fa soprattutto attraverso il ministero della intercessione. La Madonna è avvocata in quanto prega incessantemente per noi. Capite che fare l'avvocato presso l'Altissimo non si possono, presso l'Altissimo, come dire, accampare diritti o ragioni di giustizia, no? Possiamo pensare agli avvocati tipo dibattimenti americani. E le cause presso il Signore vanno perorate. Altro che laurea in giurisprudenza, quindi nel debito modo, ecco, per introdurre un pochino il tema, noi dobbiamo innanzitutto considerare il fatto che la Madonna sa il modo con cui prendere l'Altissimo e con cui presentarsi davanti all'Altissimo. Noi non pensiamo generalmente a queste cose, no? Però non si tratta di un problema di forma, no? Ma si tratta di un problema di sostanza, lo vediamo anche nel nostro comune vivere civile, no? Se una persona viene da noi in maniera gentile, garbata, educata, a tempo opportuno, non in maniera inopportuna, senza essere invadente, senza essere fastidiosa, senza essere arrogante, senza essere pretenziosa o tutte cose di questo genere, e poi con tutti quanti queste accortezze, diciamo così, di dolcezza di carità, ci chiede qualcosa, noi siamo naturalmente ben disposti verso questo. Ora, certo, noi non dobbiamo farci delle idee antropomorfiche di Dio, no? Quindi prestare a Dio quello che è nostro. Però dobbiamo anche sempre pensare che noi siamo fatti un pochino a immagine e somiglianza di Dio, no? Quindi, pur con le dovute distanze, senza mai, insomma, scadere in banali esemplificazioni, insomma, o inopportuni abbassamenti, ecco, della gloria dell'Altissimo, diciamo così, però possiamo e dobbiamo presumere anche, insomma, qualche cosa, no? Cioè, San Luigi Monfort, per esempio, quando parla di questo ruolo di avvocata della Madonna, che svolge la Madonna, dice una cosa, cioè, appunto, che lei sa come farsi ascoltare. E non soltanto, si può anche presentare dal Signore in un certo modo, perché lei si presenta dal Signore come l'Immacolata, come colei che ha dato tutto a Dio, no? Quindi non è che lei accampa pretese, dice: guarda, siccome io sono Immacolata e tutto, insomma, a me mi devi ascoltare. Lungi dalla Madonna, seppur lontanamente, avere un atteggiamento di questo genere, no? Però di fatto è così, quindi. E se mi ci presento io da Maria Santissima, dice San Luigi, no, scusate, non da Maria Santissima, ma dall'Altissimo, dice San Luigi, l'Altissimo potrebbe dirmi: scusa, dico, scusa un momento, ma che vogliamo fare? Cioè, tu c'è tante cose, insomma, che non funzionano, io mi dovrei girare dall'altra parte quando tu ti presenti, no? E io penso che questo noi dobbiamo interiorizzare queste cose, nel senso che occorre avere una grandissima confidenza nei confronti dell'Altissimo, ma anche una grandissima umiltà. Cioè, io ci vado da Gesù, d'accordo? Mi accosto a Lui, ma mi accosto dicendo: io mi accosto, Signore, perché mi hai accostato Tu? Ma
Se tu dovessi cessare di avere tutta tanta questa benevolenza, io non potrei manco affacciarmi, non potrei manco permettere di venire al tuo cospetto. E questo anche se non fossimo dei grandi peccatori in atto, come si dice, ma lo fossimo soltanto in potenza per qualche grazia del Signore, o perché avessimo avuto la grazia della conversione, avessimo cambiato vita, insomma, no? Quindi questa grande... Ora la Madonna, pur non avendo nulla, è umilissima e sa come presentarsi davanti all'Altissimo e sa anche, come dire, alcuni suoi punti deboli. Ora, prima di introdurre il tema di oggi, insomma, che vorrei dare subito voce al Magistero della Chiesa, perché sapete che la voce del Magistero della Chiesa è sempre la voce che dobbiamo ascoltare in primis, soprattutto come via sicura e certa di orizzontamento, perdonatemi il termine, insomma, dentro le varie problematiche teologiche, spirituali, morali, eccetera, no? Però c'è un brano evangelico che non si può non citare a fondamento per, come dire, individuare il fondamento biblico dell'essere avvocata di Maria Santissima. Non è difficile arrivarci. I Vangeli parlano poco di Maria perché lei ottenne questa grazia dal Signore, disse San Luigi Monfort, che almeno nella Bibbia si parlasse poco di lei. Le persone umili, a proposito, no? Ecco, quindi Gesù ha fatto un Natale che non è andato su nessun giornale, su nessun social network, d'accordo? Non ci sarebbe andato neanche se fossero esistiti, insomma, no? La Madonna condotte una vita umilissima, ecco, e chiese anche, ottenne dal Signore che almeno nella Bibbia si parlasse di lei. Certo, quando poi nostro Signore ha deciso di presentarla un po' meglio, fortuna che siamo nati in questi tempi, cioè quando qualcuno dice, ma la Chiesa di oggi è peggiore di quella di ieri, io dico sempre, fortuna che siamo nati dopo il 1830, insomma, perché prima del 1830 sì, la Chiesa amava la Madonna, venerava la Madonna. E per carità, cioè il Concilio di Efeso del 431, insomma, abbiamo visto i dogmi mariani, la verginità perpetua, la maternità divina, e quindi l'altissima considerazione di Maria, ci sono sempre stati, però la conoscenza che abbiamo oggi della Madonna, che è sempre insufficiente, non 200 anni fa non c'era, assolutamente, assolutamente, cioè non era stato neanche pubblicato il Trattato della vera devozione perché e fu miracolosamente, nonostante che San Luigi fosse morto molto prima dello scoppio della Rivoluzione francese, ma fu miracolosamente sottratto dai marasmi, insomma, dei rivoluzionari attraverso la custodia su un cofano. Insomma, di tante cose noi non le sapremmo. Eppure questo episodio evangelico è noto, Qual è? È quello delle nozze di Cana. Le nozze di Cana sono il fondamento e, come dire, imprescindibile di qualunque discorso su Maria Santissima che si presenta appunto come avvocata dell'umanità e colei che intercede per noi. Perché? Cosa succede a Cana? A Cana succede una cosa molto semplice: la Madonna era ospite ad un matrimonio, fu invitato anche Gesù, ma Gesù ci andò e a un certo punto non hanno più vino. Ecco, è evidente, penso che non credo che sia il caso, come vediamo, insomma, di fare una catechesi sulle nozze di Cana, no? Vediamo soltanto i fatti. Nessuno chiede niente alla Madonna. Gli sposi non si sono trovati imbarazzati, ma non hanno chiesto niente né a Gesù né a Maria. La Madonna vede e interviene di sua spontanea volontà, di sua iniziativa. Capite? Quindi fa l'avvocato d'ufficio, non fa l'avvocato di fiducia. Quindi intercede in favore anche di chi non glielo chiede, non solo, anche di chi non le dice grazie, anche di chi magari addirittura la disprezza. Questa è la bontà del cuore di Maria, no? E provoca dal Signore il primo miracolo, si chiama così nell'ordine della natura, così li chiama San Luigi e Monfort, nonostante che Gesù gli dicesse: guarda che non è ancora giunta la mia ora, chiamandola significativamente donna, la nuova Eva, cioè la chiama donna. Che ho da fare con te, non ancora giunta la mia ora. La chiama donna in quella circostanza e la chiama donna sotto la croce, capite? Quindi vuol dire che lì c'è il nuovo Adamo che sta parlando con la nuova Eva, quindi c'è questa coppia, Gesù e Maria, che stanno assumendo le vesti di nuovi progenitori della razza umana, di progenitori della nuova creazione. Allora, voi sapete che c'è una doppia interpretazione del miracolo delle nozze di Cana, quella letterale,
e quella spirituale. D'accordo? Quella letterale sia del miracolo che dell'espressione di Gesù, miracolo è trasformare l'acqua in vino. Non è ancora giunta la mia ora, non è ancora giunta l'ora di fare miracoli. Perché Gesù aveva appena iniziato la vita pubblica, era appena tornato dal deserto, stava appena radunando i primi discepoli, ci dice il Vangelo di San Giovanni. Sapete che San Giovanni, insomma, testimone oculare, è stato insieme a Sant'Andrea, il primo discepolo di Gesù, no? Quindi è fedelissimo nei racconti. Quindi gli interpreti dicono, c'è da pensare che Gesù, come dire, non volesse iniziare in pubblico i suoi primi miracoli, non in privato, in un contesto così intimo, no? Quindi non è ancora giunta la mia ora, non è ancora giunta l'ora di fare miracoli. Poi però la Madonna misteriosamente dice fate quello che lui vi dirà. Quindi significa che o dal termine usato da Gesù, cioè gli sta dicendo tu sei la nuova Eva e io sono il nuovo Adamo. Come la vecchia Eva ha perso tutto, tu hai riguadagnato tutto, per cui qualunque cosa mi chiedi io la faccio, d'accordo? Anche se non è giunta la mia ora. E quindi nel termine donna Maria Santissima avrebbe capito, perché Maria Santissima era molto intelligente, insomma, no? Che Gesù le sta dicendo, senti un po', non sarebbe ora, però siccome me lo chiedi tu, me lo faccio. E lei gli dice, fate quello che lui vi dirà, Gesù l'ha fatto. Ma poi c'è l'interpretazione spirituale, d'accordo? Non del nome donna, ma sì, del miracolo, perché Gesù chiama donna Maria alle nozze di Cana. E quando gli affida San Giovanni alla croce, donna, ecco tuo figlio. Allora, significato spirituale del miracolo delle nozze di Cana. Spostiamoci sulla crocifissione, no? Donna, non è ancora giunta la mia ora. Nel Vangelo di San Giovanni Gesù parla sempre della mia ora, la mia ora. Nessuno lo prese perché non era giunta la sua ora, la sua ora. Qual era l'ora? Era l'ora della passione, che poi tra l'altro San Giovanni descrive come l'ora della glorificazione, cioè Gesù non è glorificato solo dopo la risurrezione, ma il morire in croce è la manifestazione della sua gloria. Bellissimo. Perché? Perché il crocifisso è la manifestazione somma di quanto Gesù ti ama. E la gloria di Dio si identifica con il suo amore infinito. La gloria di Dio, il peso specifico, ciò che Dio è, la sua essenza, è l'amore. Ecco perché si vede nella gloria, ecco nella crocifissione. Quale sarebbe stato il frutto della crocifissione? La grazia. E l'acqua che diventa vino, che cos'è? È la natura umana decaduta che viene trasformata nel vino nuovo, cioè viene reimmessa nella grazia di Dio. E quando succede questo? Ai piedi della croce. Allora Gesù sta, come dire, dicendo, Madre mia. Tu hai l'acqua in vino, aspetta, adesso c'ho la vita pubblica, tra poco l'acqua di questa umanità distrutta la rinnoveremo insieme, io come nuovo Adamo e tu come nuova Eva, io come Redentore e tu come Corredentrice, ai piedi della croce, no? Ecco, però poi, quindi questo ha significato mistico, spirituale, però poi il miracolo lo faccio lo stesso perché sti poveri sposi escono dall'imbarazzo, però capite, c'è questa doppia significazione, la seconda è stupenda, no? È bellissima ed è sicuramente esegeticamente fondata perché è inequivocabile, insomma, l'intento, insomma, di San Giovanni e dello Spirito Santo che l'ha ispirato attraverso San Giovanni, no? Ecco, quindi le nozze di Cana sono, come dire, il paradigma normativo della comprensione di questa funzione mariana. E cominciamo a capire una cosa, che la Madonna può fare questa cosa, primo perché è donna in senso giovanneo, cioè lei è la capostipite della nuova creazione. E in quanto tale può presentarsi davanti a Dio a nome di tutti, ma con le credenziali che c'ha soltanto lei, perché lei è la creatura perfettissima. Lei è la creatura, l'unica che ha dato a Dio. Guardate che questo dobbiamo pensarci e non ci penseremo mai abbastanza. La Madonna è l'unica creatura che ha dato a Dio la gioia che lui vorrebbe aver avuto con tutti gli uomini, di poter vedere la perfezione
della sua creazione. E la Madonna è stata colei che ha potuto ricevere tutto dal Signore, cioè Dio non può, perché non vuole, perché non se ne può inventare manco lui, non può dare a nessuna creatura, nessuna, più grazie e più doni e più gioie di quelle che ha dato a Maria Santissima. Non può, perché? Perché nessuno è disposto come lei a ricevere, nessuno. Ora, guardate che noi dobbiamo capire bene una cosa, io di questo tempo più passa tempo, più di questo proprio me ne vado convincendo al 100%, e questo, se mi si concede, insomma, è la quintessenza proprio della rivelazione di Dio e del suo mistero. L'aver fatto questo, cioè non dobbiamo pensare, sapere, la Madonna è, ottiene tutto presso Dio perché? Perché è innocente, è perfettissima, e quindi Dio, come dire, per ragioni di giustizia, non c'è niente di cui dispiacersi. Questo è vero, d'accordo? Indubbiamente questo è vero. Ma c'è una cosa ancora più grande che bisogna evidenziare, perché oltre che a parlarci della grandezza di Maria e della sua potenza, ci parla anche e ci aiuta a capire meglio chi è Dio. Perché Dio è stato così contento della Madonna? Ripeto, perché la Madonna gli ha dato la gioia di poter vedere cosa lui aveva fatto e cosa lui voleva fare, di farlo vedere a lui e anche di mostrarlo a noi. Quando qualcuno pensa, c'è stato un sacco di gente che pensa queste cose, ah, che Dio è cattivo, che fa questo, che fa quell'altro, che le cose vanno storte, lui non interviene. Dio silenzierà tutti quanti dall'altro mondo dicendo: cosa faccio io? Dico, andiamo a rivedere la storia di Adamo ed Eva. Io sto facendo un ciclo di catechesi private, non su Radio Buon Consiglio, che si chiamano proprio Adamo e la vita nella divina volontà, che ci fanno, che ci riportano a vedere cosa Dio aveva pensato e cosa sarebbe stato per tutti. Solo che Adamo ed Eva, questo splendido film, Nostro Signore gli hanno fatto vedere i primi 20 minuti, facciamo finta che un film dura un'ora e mezza. Quanto tempo avranno resistito Adamo ed Eva vivendo da bravi ragazzi? Questo nessuno lo sa. Ma a un certo punto il film si è interrotto e si è trasformato dalla più bella commedia dell'universo alla più grande tragedia dell'universo, al più brutto film dell'orrore. E non solo per loro, ma per tutta la razza umana. Cioè, noi dobbiamo un attimo pensarci, ma questo Dio non lo voleva. Cioè, Dio ha creato tutto quello che ha creato semplicemente per poter riversare fuori di sé l'oceano di amore e di felicità che lui ha e per poter vedere la creatura felice nell'Eden terrestre, nel paradiso terrestre, già qui, d'accordo? L'inferno non sarebbe dovuto proprio esistere, d'accordo? Per quanto riguarda, come dire, la volontà intenzionale, chiamiamola così, di Dio. Tutto il male è tutta creazione nostra. E oltre che a farci passare guai a noi, eppure guai grossi, insomma, perché i demoni stanno dannati per tutta l'eternità e se qualche essere umano Dio non voglia se danna, ti saluto, Ma questo, oltre a farci passare guai a noi è un crimine, noi siamo criminali perché roviniamo un'opera fatta dal Signore. Priviamo Dio della gioia di vedere la nostra bellezza riempita di Lui. Io dico per farmi capire quando ne parlo ai fedeli, sarebbe come se uno, cioè, immaginiamo che Michelangelo fosse ancora vivo, se ne esce con la pietà, arriva un pazzo davanti a lui, gli sbatte sopra le vernici, le cose, poi a martello la comincia a deturpare in tutto quanto i modi possibili. Ma Michelangelo che pensa? Dice, ma questo è scemo, questo, ma come se permette? Questo l'ho fatto io, l'ho fatto. È un'opera d'arte, questo non lo va a ridurre così, ma questo l'abbiamo fatto tutti. C'è solo una persona che non l'ha fatto, solo una, che è la Madonna. E non mi si venga a dire, eh sì, per bella forza la Madonna è l'Immacolata Concezione. È perché Adamo ed Eva che non erano Immacolate Concezioni, non erano pieni di grazia. È certo che lo erano. Ma c'è un discriminante, d'accordo? Perché è vero, questo ci fa anche comprendere, guardate che veramente quando uno fissa lo sguardo su Maria Santissima, perdonate se non... Vediamo se riusciamo a leggere questo passo della Lumen Gentium oggi. Quando uno fissa lo sguardo su Maria Santissima e lo fissa con attenzione, non con le devozioncelle inutili, no? Oppure formali, esteriori, tipo di Ghibliascica, insomma, qualche Ave Maria, tanto, tanto, tanto per dirla, no?
o di chi fa la processione della Madonna e poi fanno vita tutta tanta sballata, insomma, non servono queste cose. San Luigi Monforte si scaglia con parole di fuoco contro le false devozioni alla Madonna. Ma quando uno guarda bene, cioè la Madonna è anche, come dire, l'attestato speculare rispetto ad Adamo ed Eva del nostro libero arbitrio. Del nostro libero arbitrio. Lei è umilissima, lei dice sempre che tutto dipende dal Signore, che è stata la graziata, per carità, è tutto quanto vero. Sentite, però, la libertà di questa creatura è stata da lei utilizzata in maniera perfettissima. E io non vorrei, insomma, essere smentito, ma questo è tutta gloria sua. Io lo so che lei è umilissima e che quando uno dice queste cose parte subito col Magnificat, d'accordo? Lo so, ma tanto per quanto sia umile, ma adesso la sta glorificando un pochino anche nostro Signore, no? Nelle apparizioni di Amsterdam, riconosciute dal vescovo locale ai primi del XXI secolo, quindi non stiamo parlando di apparizioni, tra l'altro nelle apparizioni di Amsterdam, poi lo vedremo prima del termine di questo ciclo, si parla proprio di questo tema, perché la Madonna proprio parlava della corredentrice, della mediatrice e dell'avvocata dell'umanità. Io non ne ho voluto parlare, ne parlerò alla fine di questo ciclo di catechesi, perché questi titoli non si fondano su una rivelazione privata per quanto riconosciuta dalla Chiesa, quindi dobbiamo subito sgombrare il campo da questi equivoci. Poi però ne parleremo. Faccio un inciso. Cioè, lì per esempio la Madonna si rivela come la signora di tutti i popoli e disse un'espressione che poi per la sua equivocità la Congregazione della Dottrina della Fede ha corretto nella preghiera per non ingenerare turbamenti nei fedeli, perché effettivamente l'espressione va spiegata e potrebbe essere mal interpretata, no? Cioè, la signora di tutti i popoli che una volta era Maria. Lei poi la spiega sta cosa qui, no? Quindi adesso il Signore la presenta come la signora di tutti i popoli, quindi la esalta, perché dopo la fine della vita terrena la Madonna è stata assunta e glorificata. Solo che per un certo periodo di tempo, appunto per diversi secoli, la Madonna, che è stata sempre ipervenerata dalla Chiesa, però è stata poco conosciuta nelle sue grandezze e lo è tuttora, molto meno però di 200 anni fa. Allora dice adesso il Signore vuole che le persone ricorrano a me, vuole che le persone si facciano aiutare da me. Vuole che io sia conosciuta meglio per questo motivo, se no non ci vengono. E quindi mi presentano questo titolo. E quindi, come dire, io una volta ero Maria, cioè una volta mi fu concesso, quando ero sulla terra, di rimanere nascosta, di rimanere ignorata da tutti. La Madonna, durante la vita terrena di Gesù, la Madonna la conosceva la Santissima Trinità, la conoscevano forse gli apostoli, i discepoli, ma chi la conosceva la Madonna? La vita terrena lei ha ottenuto da Dio di passare praticamente sotto silenzio. I Vangeli ne parlano pochissimo, la Pentecoste, si dice che negli Atti degli Apostoli che ha accompagnato, accompagnato gli Apostoli durante la decisione dello Spirito Santo, dopodiché si cala il sipario. La Madonna è stata altri 25 anni minimo sul pianeta Terra, non si sa quello che ha fatto, se non presumibilmente il lettore pensa, dice, beh, l'ha affidata a San Giovanni, sarà vissuta con lui. Le fonti storiche ci dicono che questo è molto attendibile per l'attività apostolica molto tardiva di San Giovanni, ma poi non si dice più niente. Capite? Quindi una volta era Maria, adesso è la signora di tutti i popoli, cioè adesso il Signore vuole che questa creatura sia conosciuta e sia esaltata. E se deve sta buona, d'accordo? Sta buona pure lei, perché dice tu sei tanto umile, mo però se fa come dico io, dice nostro Signore, adesso se fa come dico io. T'ho fatto contenta fino a quando tu potevi fare tutta quanta l'umile che ti pare, cosa che io gradisco tantissimo, te l'ho fatta fare, d'accordo? Così hai dato a tutti una lezione, un esempio di umiltà, che è la più grande creatura di tutti. È passata sul pianeta Terra sotto silenzio, d'accordo? Che quasi nessuno sapeva manco che ci stesse. E quanto questo ci dà tacite lezioni a tutti noi. Adesso però no. Adesso c'è bisogno che i miei figli sappiano chi sei e capiscano anche tante cose. Perché contemplare queste funzioni mariane acquisite, cioè lei è la nuova Eva, quindi può essere la nostra avvocata. Perché è l'unica creatura che ha dato a Dio la gioia di poterci vedere noi, membri della razza umana, in tutte le sue bellezze. E perché? Certo per i privilegi avuti dal Signore, per gli eccessi di grazia. Ma lei, negli scritti della Biccarreta, penso che gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio abbiano sentito anche i precedenti
cicli di catechesi, si narra che una Madonna appena concepita si è presentata davanti a Dio e ha detto: Senti, io la mia volontà nella vita terrena non la voglio proprio conoscere, non voglio sapere neanche che cosa sia. Questo chiaramente è ovviamente adombrato e più che adombrato nell'episodio dell'Annunciazione, perché la Madonna non dice: Eccomi, sono la serva del Signore. No, no, non dice questo, ma dice: Ecco, non eccomi, la schiava del Signore. Dule in greco. Lo schiavo, voi sapete che nell'antichità non c'aveva volontà propria, quindi lo schiavo ha da fare quello che dice il padrone senza se, senza ma, giorno, notte, mattina, pomeriggio, sera, fatica, stanco, riposo, non fa niente. Ok? Lei si identifica così. E questo lei non è che l'ha detto, perché a chiacchiere siamo tutti bravi, lei lo ha fatto questo qui, ininterrottamente. Cioè non c'è stato un istante della sua vita terrena in cui lei non abbia fatto solo quello che Dio voleva. E non solo quello che Dio voleva, ma al massimo livello. Cioè fra tutte le cose possibili che Dio poteva volere da lei, il top in ogni istante. Questo ha fatto solo lei. E quindi è nostro dovere, se mi si consente, è non venerarla, ma ipervenerarla. Lei non c'è, la Madonna non le chiede nemmeno queste cose. Cioè, la Madonna non è che fa, cioè, ma tu mi devi venerare. Cioè, la Madonna si lascia venerare semplicemente perché Dio lo vuole e perché non essendo priva di intelletto, ma anzi, si rende conto che col senno di poi. Ha fatto percorso netto, quindi che se una persona la venera non fa altro che compiere un atto di giustizia nei suoi confronti, no? E quindi se lo fa fare, ma lei non è di quella che pretende gli onori, assolutamente. Questo è proprio alieno dallo spirito di Maria, assolutamente. È noi che dobbiamo farlo perché ce ne verranno a noi grandissimi benefici, d'accordo, da questo usufruendo quindi dei suoi esempi e della sua intercessione. Quindi la Madonna si presenta davanti a Dio, intercede nel nostro favore come capostipite della nuova creazione e come colei che ha mantenuto, esaltando tutti i doni ricevuti e ha dato a Dio la gioia di poter vedere la bellezza della razza umana. Quindi, sotto questo punto di vista, si trova in una posizione di forza nei confronti dell'Altissimo, diciamo così, d'accordo? È una situazione di forza non basata su pretese, ma sulla forza dell'amore. La Madonna sta zitta, ma la Madonna lo sa che se Dio la guarda è felice, perché vede in lei tutto quello che avrebbe voluto fare con noi, unica, d'accordo, che gli ha dato questa gioia. Voi sapete che qualche maestro di spirito, Mariano, non mi ricordo adesso quale, ma ricordo bene di averlo letto. Dice questa cosa, io personalmente, questa non è il magistero della Chiesa, non è questa, è una pia idea. Io la sottoscrivo al 400%. Qualcuno dice: Sa, ma come mai che dopo che hanno peccato Adamo ed Eva, anziché vedere tutto sto sfascello del mondo, insomma, sì, ci sono stati tanti santi nel mondo, ma ci sono state pure tante schifezze, insomma, no? Oppure al diluvio universale, insomma, dice: Mi sono pentito di aver creato l'uomo. Dio stava per distruggere la razza umana. Poi Noè, tutte queste cose qua. Dice: Ma come mai che non ha sterminato la razza umana? Dice: Senti un po', vabbè, va, questi hanno fatto un marasma. Mettiamoci punto e finiamola qua, perché qua ci vanno a vedere il film dell'orrore più brutto della storia. Dice: No, Dio, questo non c'è sta. Io una lo devo vedere. Io una la devo vedere. Io una. Che mi farà vedere quello che ho fatto, io la devo vedere. E in vista di vedere la Madonna conservata in vita la razza, ma qualcun altro, io questo di questo ne sono convintissimo, cioè convintissimo. Mi sembra un'ottima cosa, mi sembra un'ottima idea. Qualcun altro dice l'Eucaristia, nostro Signore, l'Eucaristia, che cosa bella che è l'Eucaristia, no? Ma quanto è disprezzata l'Eucaristia, se non altro dall'indifferenza. Molto spesso dal sacrilegio, no? Non voglio parlare in questa trasmissione di cose brutte, no? Però pensate purtroppo a tanti scandali che sono successi. Voi pensate a un ministro di Dio che si osa celebrare la messa macchiato di qualche scandalo. Cioè, noi non possiamo entrarci dentro la testa e dentro il cuore di nostro Signore, ma possiamo immaginarlo, insomma, no? Io sinceramente, quando penso a tante cose, sto male, sto dico, ma Signore mio, ma
si può fare niente, non lo possiamo impedire. Ma cioè, sono cose brutte. Cioè, e verrebbe da chiedere che, perché a Dio non si. Ma, era meglio che non lo facevi. Cioè, io soltanto soffrire, se io non celebrassi la messa sarei morto, sarei, no? Però sapendo che poi il nostro Signore ne va a ricevere un sacco di offese, un sacco di sacrilegi, dico rinuncio io pure se questo servisse. E qualcuno dice: ma quante comunioni si è fatta la Madonna? E le comunioni fatte dalla Madonna non sono buone a riparare per tutti i sacrilegi di tutti? Allora qua stanno zitti tutti. E la gioia che Gesù ci ha avuto quando entrava nel cuore e nell'anima di Maria attraverso le specie eucaristiche, ne vogliamo parlare? Per quello si dimentica tutto. E per quello dice, va bene, ci sarà una carneficina, faranno con l'Eucaristia, faranno una strage, d'accordo? Fa niente. Sopporto, pur di entrare anche solo una volta nel cuore di questa creatura attraverso l'Eucaristia. Questo è un altro pensiero devoto. Io, ripeto, ne parlo a titolo privato, non da prete né da ministro della Chiesa, quindi né da latore di interventi magisteriali, ma da fedele, devoto della Madonna. Io a questo pensiero do molto credito, mi consola molto e lo ritengo assai attendibile. Ecco, detto questo, quindi fondati ulteriormente oggi, diciamo, alcuni principi fondamentali della intercessione mariana, del suo essere avvocata dell'umanità, abbiamo visto quindi i titoli che ha, e poi parleremo meglio delle forme con cui esercita questo ministero. Andiamo adesso a leggere. Abbiamo ancora un pochino di tempo, forse non ne finiremo il commento, ma lo continuiamo la prossima volta. Come accennavo già nella puntata precedente, il paragrafo 62 della Costituzione Conciliare, Lumen Gentium, che intitola appunto Madre che continuai intercedere, quindi ci siamo già familiarizzati, no? L'essere avvocata, la Madonna lo esplica soprattutto attraverso il ministero dell'intercessione. La Madonna anzitutto prega per noi. Poi vedremo però che anzitutto, se mi ricordo, vi leggerò una bellissima, perché fa parte del ministero dell'essere avvocata anche quella della consolazione, no? Abbiamo visto la volta scorsa che Paraclito, Spirito Santo Paraclito, era tradotto anticamente come consolatore, no? Quindi lo stare presso come avvocato e lo stare presso però anche per consolarti. Ecco, noi dovremmo imparare assai a farci anche consolare dalla Madonna, perché il diavolo ci accusa in continuazione, ci sputa, ci vomita fango addosso in continuazione. È vero o falso che sia, per il nostro presente e per il nostro passato. E delle volte, insomma, è un pochino pesante, insomma, sciropparsi tutto quanto, perché a volte il diavolo accusa gratuitamente. A volte accusa fondatamente, perché che c'ho io, se uno l'ha fatti alcuni peccati, l'ha fatti, non è che può dire che non è vero. Se uno l'ha fatti alcuni errori, l'ha fatti, non è che può dire che non è vero. Ma non si può campare però con sti carichi addosso sulla coscienza, sentendosi con botta di vituperio, no? C'è pure bisogno qualche volta di una carezza, di una consolazione, di una parola di speranza, che deve esserci. Non c'è nessuna creatura più che sappia fare meglio questa cosa, più della Madonna. E noi dobbiamo imparare a ricorrere a lei. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, no? Quindi ad avvertire la misericordia, la tenerezza di Dio attraverso la mediazione e l'opera di Maria Santissima. Allora, finalmente ci avviamo alla lettura. La maternità di Maria nell'ordine della grazia perdura ininterrotta a partire dal consenso prestato con fede nell'Annunciazione e mantenuto senza esitazione ai piedi della croce, fino al coronamento eterno di tutti gli eletti. Assunta in cielo, non ha deposto questa funzione di salvezza, ma continua a ottenerci i doni della salvezza eterna mediante la sua molteplice intercessione. E qui seguono in nota citazioni di fior di padri della Chiesa, tipo Sant'Andrea di Creta, San Germane di Costantinopoli, più discorsi e più omelie, San Giovanni Damasceno, grande santo mariano,
eccetera. Con carità di madre si prende cura dei fratelli del suo figlio che sono ancora pellegrini, posti fra pericoli e tribolazioni, fino a quando non siano condotti nella patria beata. Per questa ragione la Beata Vergine viene invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice e mediatrice. Ciò però va compreso in modo da non togliere nulla né aggiungere nulla alla dignità ed efficacia dell'unico mediatore Gesù Cristo. Questo discorso l'abbiamo già fatto quando abbiamo parlato della mediazione di Maria. La creatura infatti non può mai addizionarsi al Verbo incarnato Redentore. Ma come accade per il sacerdozio di Cristo che viene partecipato in vari modi sia ai ministri sacri sia al popolo dei fedeli, e come accade per l'unica bontà divina che viene diffusa sulle creature in modi diversi, così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude ma suscita nelle creature una varia cooperazione che è partecipazione all'unica fonte. La Chiesa non esita a riconoscere apertamente questa funzione subordinata di Maria, ne fa continuamente esperienza e la raccomanda al cuore dei fedeli, perché sostenuti da questo materno aiuto si uniscano più intimamente al loro mediatore e redentore. Ora, in questo paragrafo abbiamo visto, si ribadiscono alcuni concetti già visti nel precedente paragrafo 61, quindi, e 60, quindi quando si parlava di Cristo unico mediatore e di Cristo unico redentore. Poi però si parlava anche della mediatrice, poi della corredentrice, poi di colei che continua a intercedere. Ma sappiamo che anche Gesù Cristo è avvocato presso il Padre, ce l'ha detto San, cioè, è vittima di espiazione per i nostri peccati, seduto alla destra di Dio intercede per noi, d'accordo? Ecco, a fianco a questa funzione di avvocatura, diciamo così, fondante, primaria e principale che di nostro Signore Gesù Cristo, c'è quella subordinata, come sempre, dipendente, ma straordinariamente efficace di Maria Santissima. Ora vorrei anzitutto portare l'attenzione su sulle prime battute di questo paragrafo, cioè anzitutto di nuovo il fondamento, la maternità di Maria nell'ordine della grazia, cioè come Eva fu la madre di tutti quanti i viventi. San Luigi scherza, dice piuttosto la si dovrebbe chiamare la madre di tutti i morenti perché ci ha avvelenati. La Madonna è la madre dei rigenerati in Cristo e la sua stessa azione concorre alla rigenerazione nella grazia, ma concorre anche alla custodia, all'aumento e all'alimentazione della vita della grazia in noi. Quindi è iniziata, attenzione, perdura ininterrotta. Quando è che la Madonna diventa la nostra madre nell'ordine della grazia? Abbiamo già visto questo, non quando Gesù gli ha detto donna ecco tuo figlio, ma l'annunciazione in uno con l'accettazione del compito di essere la madre di Dio. Cosa dice il testo? La maternità di Maria nell'ordine della grazia perdura ininterrotta a partire dal consenso prestato con fede nell'annunciazione. Quel consenso doveva poi essere ratificato quando sarebbe costato. Perché il parto di Gesù, che è stato un parto virginale, è stato indolore. Lei, dicendo Fiat, è diventata madre, dice un salmo applicato allegoricamente alla maternità di Maria nei vostri confronti di Gesù. Dice, l'uno e l'altro è nato in essa. L'uno è Gesù, l'altro è San Giovanni, cioè tutti quanti gli eletti di cui lei è madre nell'ordine della grazia. Solo che il parto di Gesù è stato un parto che abbiamo contemplato pochi giorni fa, soave nella gioia e nell'estasi. Il parto nostro no, perché Gesù l'ha partorito a Betlemme. A noi la Madonna ci ha partoriti, tutti quanti, Chiunque stia ascoltando, l'abbiamo già visto, si ricordi che la Madonna ci ha partorito e il parto di Gesù è stato in dolore, d'accordo? Un puerperio divino, ma il nostro no. Altro che i parti delle donne poverine che soffrono tanto per mettere a luce un bambino, non c'è paragone, perché la sala parto di Maria Santissima nei nostri confronti è stata al Calvario, è stata, Quindi non ci sta tanto da scherzare. Quindi la Chiesa, sentite la sapienza della Chiesa, la maternità di Maria nell'ordine della grazia perdura ininterrotta, a partire dal consenso prestato con fede nell'annunciazione e mantenuto senza esitazione ai piedi della croce.
per dire Fiat, la Madonna, che era intelligente, ha capito subito, non ti puoi prendere solo Gesù, ti devi prendere pure a noi. Prendersi Gesù è una delizia, d'accordo? Prendersi noi non tanto, perché le spade dentro il cuore di Maria ce le mettiamo noi, le spine dentro il cuore di Maria ce le mettiamo noi. E se uno interiorizzasse un po' d'amore alla Madonna, sicuramente cesserebbe di peccare, perché fare del male a una creatura così buona, e glielo facciamo, quando facciamo qualcosa di male, quanto di più proprio brutto si possa immaginare. Prova a pensare se la Madonna dovesse dirti che ha versato una sola lacrima per il dispiacere che tu gli hai dato. Io temo che qualche volta qualcuno su di me l'abbia versata. Spero che se la dimentichi, perché a me mi spaccherebbe il cuore pensare a una cosa di questo genere. Perché io non vorrei mai che una creatura così buona nei miei confronti abbia a soffrire per causa mia. Mai! Mi farei ammazzare 100 miliardi di volte. Capite? Quindi, la maternità di Maria parte dal consenso all'annunciazione, viene mantenuta fino al coronamento eterno di tutti gli eletti. Gli eletti sono quelli che beneficeranno di questa cosa, perché oltre agli eletti, disgraziatissimamente, purtroppo, a causa della nostra cattiva volontà, e solo di quella, ci saranno anche quelli che non andranno nel numero degli eletti, ma dei dannati, disgraziatamente, dando dolore a Gesù e a Maria, che di tutto fanno nella vita di ogni uomo per risparmiargli tale sorte sciagurata, e di ogni donna. Quindi, fino a quando l'ultimo eletto non sarà entrato in paradiso, quindi sarà la fine del mondo, lei continua. E la Chiesa aggiunge: assunta in cielo, non ha deposto questa funzione di salvezza, ma continua a ottenerci i doni della salvezza eterna mediante la sua molteplice intercessione. E qui, come le nozze di Cana, la Madonna prega per noi, anche senza che noi glielo chiediamo, ma la sapienza della Chiesa. Ecco perché è così importante il rosario e l'Ave Maria. Non siete mai chiesti perché è così importante il rosario? Io ci ho fatto tante catechesi, no? Cosa? Lo sapete, l'Ave Maria, adesso non c'è tempo di fare nessuna storia dettagliata, comunque sappiamo che fino al XIV-XV secolo è circolata nella Chiesa solo nella prima parte, cioè la parte che deriva direttamente dalla Sacra Scrittura. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sono le parole dell'Arcangelo Gabriele. Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, sono le parole con cui fu salutata la Santa Elisabetta. La seconda parte dell'Ave Maria è tardiva, XV-XVI secolo, più o meno. E cosa dice? Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Cioè, io ogni volta che dico un'Ave Maria, anche se non ci sto pensando, sto chiedendo alla Madonna di pregare per me. E lo devo chiedere, cioè, perché? E le chiedo di farlo adesso, perché ho bisogno adesso di tante grazie, molte delle quali io nemmeno le conosco. Cioè, molte cose che avvengono dentro la nostra anima, noi non ne siamo nemmeno consapevoli. Grazie che la Madonna ci ottiene, pericoli da cui ci si salva, ci scampa, ci preserva, ma noi che ne sappiamo? Eppure lo fa. E il rosario è così importante perché noi, oltre che al Padre nostro, che è la preghiera che ci ha insegnato Gesù, nel rosario possiamo nominare per 3 volte, comincia con Maria, finisce con Santa Maria e culmina con Gesù, i nomi di Gesù e di Maria, chiedendo alla Madonna che interceda per noi. E adesso è l'ora della nostra morte. Ecco perché qualcuno ha detto che un'Ave Maria detta con fede, ma veramente se uno la dicesse proprio con fede, oppure in punto di morte, capite? È un toccasana, è una cosa stupenda. Ecco, lo approfondiremo la prossima volta, perché vedo che il tempo sta per scadere e in radio abbiamo dei tempi limitati. Riprendiamo da qui la prossima volta, quindi proprio da questo passaggio, l'intercessione di Maria che ci ottiene molteplici doni di salvezza eterna. Ne vedremo qualcuno e approfondiremo un po' questo discorso. L'appuntamento alla prossima settimana, per chi lo desidera, la mia benedizione a tutti. Ave Maria.